Buonasera e bentornati al Cartellino Giallo. Oggi raccontiamo due azioni avvenute questa settimana che si incastrano perfettamente sul Friuli, ma si aprono all'Italia, all'Europa e direi ai grandi problemi globali che viviamo in questi anni e che sentiamo sulla nostra testa molto forti, soprattutto negli ultimi mesi, i mesi in cui la guerra ha reso tutto più autentico e più difficile. La crisi si sente nelle case, il futuro non si riesce a progettare. Il primo cartellino giallo va a una parola, accoglienza, ed è un cartellino giallo che ferma l'azione. Ferma l'azione perché il dibattito ormai politicizzato, di scontro tra destra e sinistra, per cui ogni governo accusa gli altri di non avere fatto abbastanza e oggi la sinistra accusa la destra di avere in qualche modo un atteggiamento razzista nei confronti dei migranti, quando invece in Italia i dati dicono che non soltanto continuano ad arrivare, ma ne arrivano più di prima. E insomma, di fronte alle tragedie del mare, la strumentalizzazione politica è fuori luogo. Nessun italiano, né di destra né di sinistra, vorrebbe veder morire una persona innocente in mare. Dire questo vuol dire andare contro la storia di questo paese, ma c'è un tema, che l'Europa sull'accoglienza è 20 anni che sbaglia, ma non sbaglia per incompetenza o incapacità, sbaglia perché le decisioni alla base di tutto il sistema che oggi vediamo impattare sulla nostra vita, sulle nostre coste, sulla nostra incapacità di dimostrare che sappiamo cosa sta succedendo e lo gestiamo bene nell'interesse del paese e nell'interesse di queste persone. Le due cose non possono che andare insieme se vogliamo che accoglienza diventi integrazione e soprattutto diventi normalità. Perché dico che parte dal Friuli e riguarda il mondo? Perché tutti abbiamo letto la storia di Vincent Jean Brun, il sindaco francese preso d'assalto, diventato il bersaglio di questa grande rivolta nelle banlieue di Parigi, nell'intorno di Parigi, che sta tra l'altro contaminando altri comuni della Francia, perché lui è di origine carnica, di origine friulana. Che cosa significa questo? Significa che la sua famiglia faceva parte di quella generazione di migranti dove quelli che uscivano per cercare fortuna, per cercare il paradiso, per cercare un mondo migliore, eravamo noi. E l'etica del lavoro, che significa anche essere messi nelle condizioni di poter lavorare, lavorare con fatica, come hanno fatto i nostri nonni e anche i nostri padri, di quelli diciamo non giovanissimi, arriviamo fino ai padri, i nonni di moltissimi friulani, era un lavoro faticosissimo, erano anche altri anni dove i diritti dei lavoratori erano una cosa diversa da oggi, ma di lavoro si parlava e il lavoro porta con sé queste due componenti: essere capaci attraverso un'attività che ti porta a migliorare il tuo benessere di integrarti in un luogo che originariamente non era tuo e attraverso quello che fai diventare un pezzetto di quel luogo. Noi guardiamo Parigi, Parigi degli ultimi mesi, non solo degli ultimi giorni. Finalmente anche le televisioni italiane, i giornali italiani hanno puntato le telecamere su quelle vie prese d'assalto, su quella rivolta francese contro il potere, contro Macron, ma non tanto perché Macron e le sue politiche non piacciono. Ah, c'è anche questa componente, ma perché non piace questa continuità che viene rappresentata dal potere di un percorso che non porta i cittadini francesi, come non lo porta gli italiani, non lo porta i tedeschi, non lo porta i cittadini europei, la consapevolezza che chi ci governa sa dove stiamo andando. Cosa succede in questa rivolta di Parigi che non possiamo chiamare, come verrebbe comodo fare, la nuova rivoluzione francese? Perché una rivoluzione ha bisogno di una guida, ha bisogno di un progetto politico e di un obiettivo finale. Qui siamo a una protesta che non ha un capo, non è unitaria, è un disagio che viene fuori, che esce sulla strada, che si mostra con atti violenti, che sono lo sfogo più basso, se vogliamo, della società, ma anche più naturale, quando il tappo è saltato. Cosa ci mostra? Ci mostra che abbiamo quattro generazioni di francesi
che vengono da famiglie che francesi non erano. E vediamo che per una decina d'anni, una quindicina d'anni, le seconde generazioni erano diventate francesi. Nel momento in cui l'Europa prometteva e garantiva sviluppo, periodo che è finito attorno al 2010, quando la crisi ha cominciato a essere più forte del progresso, il progetto di integrazione europea che comprendeva che persone da luoghi diversi venissero a popolare l'Europa con un ruolo nella società, che poteva essere più o meno importante, come è per tutti noi, la vita non è per tutti uguale, ma veniva in qualche modo richiesto e dato nella possibilità di qualcuno che poi doveva dimostrare chi era, ha funzionato. E per assurdo sono i figli e i nipoti, cioè le terze e quarte generazioni, quindi i più francesi tra tutti quei migranti, che non si sentono più francesi, ma si sentono ospiti indesiderati, ghettizzati, chiusi non soltanto materialmente nella periferia di Parigi, ma chiusi in una periferia della società dove questi sbocchi, questi percorsi, questa etica del lavoro e dell'appartenenza alla società rimane una parola che non funziona più. E quel sindaco, che è una generazione successiva di migranti italiani, che guida una città, che ha avuto dai suoi cittadini il consenso, è preso per assurdo a bersaglio. Quindi noi abbiamo i due modelli di migrazione e di integrazione, quello più antico, post-bellico, quello che ha fatto di tanti friulani la fortuna attraverso la fatica, che oggi vediamo combattuto da quello venuto dopo, come se non ci fosse una continuità culturale nell'idea che l'Europa è stata l'Europa di tutti e che anche noi italiani abbiamo contribuito prima da gente che arrivava e poi da gente che accoglieva a che questo percorso portasse a una società migliore. Ed è qui il cartellino giallo. Noi dobbiamo prendere atto, i governi d'Europa devono prendere atto che è successo qualcosa in mezzo a questo percorso per cui non possiamo più dire che ci siamo riusciti. E cosa si fa quando la strada che hai imboccato e che ti sembrava quella giusta per molti anni e che ha fatto cose belle per molti anni, improvvisamente va verso un luogo pericoloso, verso un dirupo, verso un grande ostacolo? Cosa si fa? Si accelera per finirci dentro o per scontrarsi contro questo ostacolo ed essere distrutti o feriti e tornare indietro a piedi a dire che cosa è successo o si prova a cambiare strada fino a che si è in tempo e quindi si rallenta l'automobile, si rallentano le politiche, si fa il punto, ci si racconta tutta la verità. E si smette di accusare gli altri di essere razzisti mentre noi siamo solidali, e semplicemente si mette a fuoco dove il sistema non piace più. Ma non è che non piace a chi non lo vuole intorno, non piace agli stessi che ne fanno parte, che si sentono lontani mentre erano venuti per sentirsi parte. Tutto questo il Friuli ce l'ha dentro. Noi ce l'abbiamo nella nostra storia, noi sappiamo qual è questo sentimento, sappiamo cosa si prova. Quindi venga dal Friuli un grido all'Italia, venga dalla giunta regionale un'attenzione a questa componente che, se portata nel giusto modo dentro il dibattito, può aiutare l'Italia a trovare un modello alternativo su cui il governo sta lavorando, facendo delle cose buone. Ci sono state delle enormi novità con questo governo, anche nel rapporto tra l'Europa e l'Italia, e anche degli errori, come sempre capita. Friuli, toglilo tu questo cartellino giallo, fai in modo che torni a correre l'azione. Ecco, riflettiamoci tutti. Se volete commentare questa cosa, la nostra email è quella che vedete scritta qui. Aspettiamo i vostri commenti, i vostri suggerimenti, per poi raccontare insieme a voi questa società che cambia e questo Friuli che cambia insieme a questa società. Noi ci vediamo venerdì prossimo. Ciao a tutti.